Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video tutorial natalizio. Oggi faremo insieme due barattoli che contengono all'interno dei mix molto golosi. Uno contiene all'interno un mix per fare dei biscotti croccantissimi col cioccolato e mirtilli, e l'altro invece contiene un mix per fare dei muffin al cioccolato e mandorle morbidissimi. Queste due preparazioni possono ovviamente essere regalate, sono due idee molto originali. Allora, procuratevi dei barattoli di vetro, ovviamente puliti e sterilizzati. All'interno del barattolo per i muffin ci andrò a mettere la farina integrale, vi scrivo qui a fianco tutti gli ingredienti, ma ve li lascio scritti anche nell'info box. Poi ci ho messo anche lo zucchero di canna, il cacao amaro, un mix di frutta secca, io ho tritato sia le mandorle che le noci. E poi ci ho messo le gocce di cioccolato in superficie. Con questo barattolo andrò a regalare anche un foglietto con su scritto gli ingredienti da aggiungere per la preparazione, ossia un uovo, 75 g di latte e 25 g di burro fuso. Leggo il bigliettino ovviamente vicino al barattolo, così chi riceverà il dono saprà esattamente che cosa fare. Per quanto riguarda invece il barattolo dei biscotti, la stessa cosa. Quindi un barattolo di vetro sterilizzato, ci andiamo a mettere prima di tutto la farina. Io qui utilizzerò sia la farina 00 che 50 g di farina di avena, che ho ottenuto semplicemente tritando i fiocchi d'avena in un mixer. Potete anche eventualmente mettere la farina integrale. Ci mettiamo poi lo zucchero, il cucchiaino di lievito, le mandorle o le noci o le nocciole tritate, quello che preferite, le gocce di cioccolato e infine ovviamente i mirtilli secchi. Stessa cosa anche qui, vado a scrivere un biglietto con gli ingredienti da aggiungere, quindi un uovo e 80 g di burro e la preparazione per questi biscotti. Lascio ovviamente tutto scritto nell'info box, anche i tempi di cottura, tutto quello che dovete scrivere. Allora ragazze, come avete potuto vedere, ovviamente è stato molto molto semplice. Se ne vedono tanti in giro di mix da cucina da regalare, si possono regalare biscotti, muffin, pancakes, insomma davvero di tutto, anche le preparazioni per le torte. Come sempre spero che questo video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto, fatemi sapere se lo fate, se provate a farlo o comunque se riproducete le ricette, fatemelo sapere, taggatemi su Instagram o qui su YouTube, insomma se fate un video qualsiasi cosa. E se volete utilizzate anche l'hashtag Natale con Jennifer, le foto o i video più carini verranno inseriti all'interno di un video natalizio finale. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video, ciao!